Ciao a tutti, oggi preparo con voi i cavatelli con i fiori di zucca, la pancetta affumicata e lo zafferano. Iniziamo! E allora, la ricetta è velocissima, per cui in padella metto dell'olio extravergine d'oliva, poi metto un po' di cipolla tagliata piccola piccola e la faccio rosolare per circa un minuto, minuto e mezzo. Passato circa un minuto e mezzo, aggiungo la pancetta affumicata a cubetti e la faccio abbrustolire. A questo punto salo l'acqua e metto a cuocere la pasta. Quando la pancetta sarà a buon punto, mettiamo i fiori di zucca. Mettiamo la fiamma al minimo e li facciamo cuocere per qualche minuto, il tempo che finisce di cuocere la pasta. Bene, ora trasferisco la pasta in padella. Mancano circa 2 minuti alla fine della cottura della pasta, quindi allungo con un metro d'acqua di cottura in cui vado a sciogliere lo zafferano. Ecco qui. Faccio saltare un po' e faccio finire di cuocere. Ecco qui, ci siamo. A questo punto spengo la fiamma, la pasta è al dente, aggiungo il parmigiano. E assaggio con voi direttamente da qui, come al solito. Una delizia! Fate questa ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite messaggi qui sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi come al solito ne approfitto per augurarvi buon appetito!